Ciao a you e benvenuti nel mio canale Ex Siderurgica. Oggi parliamo di Modular Grid, un sito che all'occorrenza potrebbe salvarvi la vita, ma in altri casi potrebbe distruggervela. Praticamente è un archivio in cui sono catalogati e archiviati tutti i moduli Eurorack in produzione. Oltre al formato Eurorack ci sono altri formati anche, e c'è anche una sezione dedicata ai pedali e effetti per chitarre e bassi. Ma a noi interessa Eurorack. Il sito si presenta in questa maniera qui, quindi con un po' di pubblicità, solite stronzate, è un login in cui è possibile registrarsi. Quindi se è la prima volta che arrivate in questo sito, vi basta iscrivervi ed è completamente gratuito. Procediamo con il login, in questo caso io accedo con le mie credenziali, e a questo punto Modular Grid ci presenta il Module Finder, che sarebbe praticamente il motore di ricerca in cui sono catalogati tutti i moduli possibili ed esistenti. In questo archivio non ci sono soltanto i moduli costruiti da marchi noti o comunque commerciali, ci sono anche prototipi, ci sono anche moduli sperimentali, moduli singoli anche di persone che hanno progettato un singolo modulo per il loro sistema e lo hanno caricato nell'archivio. Quindi è un open source aperto all'inserimento di moduli che magari sono ok. In questa pagina è possibile quindi ricercare il modulo che ci interessa. Se conosciamo già il nome del modulo, allora possiamo andare a inserire il nome, tipo scrivo Corgasmatron, invio, e lui mi trova il Corgasmatron o il Morgasmatron, insomma la serie di filtri della IntelliGel che io amo tanto. Se invece non conosciamo il tipo di modulo, allora possiamo andare a fare una ricerca più specifica, quindi tipo dal tipo di produttore, quindi il nome del produttore, che ne so, Make Noise, IntelliGel, Doppler, quel che ci pare. Ci sono tutti, e ci sono anche quelli sconosciuti. Oppure possiamo andare a fare ricerca tramite funzione del modulo, e addirittura c'è anche la possibilità di cercare tramite doppia funzione. Ci sono alcuni moduli che hanno più funzioni, quindi noi possiamo, anche non conoscendo il modulo che stiamo andando a cercare, quindi chiediamo a Modular Grid di darci una mano e gli chiediamo: esiste un modulo che mi faccia sia da delay che da VCA, per dire? E allora lui ti restringe la ricerca e ti dà tutte le opzioni disponibili di moduli che potrebbero avere sia un effetto delay che un VCA. È possibile quindi cercarlo anche tramite gli HP. Se abbiamo un rack in cui ci serve di coprire un buco di 4 HP, noi scriviamo cercami solo i moduli 4 HP e lui va e ti dice solo questo c'è. Ma la cosa più utile e più importante di questo sito, oltre alla ricerca di moduli specifici, è la possibilità che ci dà di crearci il nostro rack virtuale, andando semplicemente alla voce My Modular. Io posso andare, io qui ora ho il mio sistema Eurorack, che è questo qui, è lo stesso che vedete lì, ma se torno indietro qui nella mia pagina, nella home della mia pagina, io vedete ho una serie di sistemi che nel tempo sono andato a modificare, e quindi sono partito dal mio sistema V1 fino ad arrivare al V10. Oltre ai 10 sistemi è necessario pagare la quota di iscrizione dell'account per sbloccare. Invece di 10 rack possiamo farne 100, ci costa intorno ai 20 euro l'anno, insomma è anche fattibile, però insomma se non è necessario conservare le vecchie versioni o comunque i vecchi sistemi, possiamo tranquillamente con 10 rack fare tutto quello che vogliamo. Se noi volessimo fare un rack nuovo, facciamo qui new rack, e lui non mi dice un cazzo, perché mi dice che è noted because you already limit sto cazzo. Facciamo finta, allora, siccome io non posso creare un rack nuovo, prendo un rack che già ho e vado qui sulla pennina modifica e vi faccio vedere come sarebbe nel momento in cui andaste a creare un rack vergine. Allora, possiamo inserire il nome del rack,
io in questo caso ho inserito ex siderurgica system V10 e quanti row, quindi quanti piani, quanti livelli avrà questo rack. Nel mio caso sono due, ma possiamo metterne 4 o 5, quanto ci serve. E la larghezza che si misura in HP, quindi nel mio caso 104 HP, ma possiamo mettere 84 o quel che è, insomma, a seconda di quello che abbiamo a disposizione come case, perché si parte dal presupposto che noi abbiamo già un case da riempire o comunque un case già con qualche modulo, e Modular Grid ci dà una mano a capire come poi eventualmente distribuire i nostri moduli, gestire le varie configurazioni e anche poi vedremo anche i limiti delle alimentazioni che abbiamo a disposizione. Quindi una volta deciso quanti le misure del case che ci serve, possiamo scegliere lo stile del rack. Ora qui ci sono i classici, lo standard Doppler oppure il mono rocket, che è pure un altro standard, oppure minimalista come tipo quello che ho io, che non ha nulla di particolare, o quello di legno, insomma scegliete voi quello che preferite. E una volta creato il rack ve lo apre e da qui possiamo muoverci come ci pare. Ora io ho il mio sistema, ma per farvi capire, io prendo un modulo, lo sposto dove mi pare, prendo un altro modulo, lo risposto, e come vedete ho delle guide ben precise che si muove praticamente un HP per un HP, in modo tale che io posso decidere come assemblare il mio sistema. Quindi nel momento in cui io dovessi avere un buco di 8 HP, allora mi serve un modulo da 8 HP, che cosa mi può servire? In questo caso io qui non ho un LFO, allora vado qui nella ricerca e scrivo funzione LFO e VCA, che VCA fanno sempre comodo, HP 8, e lui mi trova il fantastico A147 della Doppler, per esempio, che ho avuto. Se questo modulo mi può andare bene, io seleziono più e lui boom e me lo sbatte direttamente lì. Nel caso in cui il rack fosse già pieno, quindi se io avessi già questo qui, allora io vado qui, faccio più e lui me lo sbatte qua sotto nei vari moduli che io ci ho conservati. Così, vedi, questi sono moduli che ci sono, moduli che vorrei comprare, moduli che non vorrei comprare, insomma qui si salva tutti i moduli che hai tenuto fuori dal rack. A questo punto io posso andare a decidere dove metterlo, quindi come dicevamo prima, in questo caso io lo metto qua e a posto. Ora questo ci serve a evitare di sbagliare e di fare acquisti compulsivi che poi magari ci tornano male, perché abbiamo la possibilità di ragionare sul nostro sistema sempre, anche quando il nostro sistema non è alla portata di mano. Quindi se siamo per strada o se siamo a cagare, basta dare un'occhiata al cellulare, uno ragiona e dice: ah, però potrei provare a mettere un LFO, un altro filtro, oppure togliere il mixer. E allora fai il Tetris e provi a rimescolare un po' le carte per vedere come ottimizzare sempre di più il tuo sistema, senza dover avere qualcuno che ti presti il modulo, oppure col metro e le misurine mettersi lì a capire 3 HP quanti sono, 4 HP eccetera eccetera. Quindi questo è molto utile per tenere a bada la compulsività. Oltre alla possibilità di gestire e di posizionare i vari moduli, abbiamo qui sotto una voce che ci dice quanto tutto il nostro sistema sta assorbendo dall'alimentazione. Quindi se noi abbiamo un'alimentazione che ci promette e ci garantisce 1500 mA sul più 12, almeno 500 mA sul meno 12 e 500 mA sul 5 volt, vuol dire che siamo messi al limite, insomma siamo abbastanza bene, ma siamo comunque un po' al limite, perché qui è 1212 sul più 12, 495 mA siamo proprio stretti e 90 mA sul 5V, vabbè, ma il 5V succhia pochissimo dall'alimentazione, quindi è uno di quei parametri che stai sempre a guardare meno. Però comunque questo ci permette di capire, prima di acquistare eventualmente il modulo, quanto assorbe dall'alimentazione. Quindi oltre a dirci le misure e tutto il resto, se andiamo a vedere le informazioni del modulo, se premo informazioni, qui ci dà tutto quello che ci serve, ci dà la dimensione, la profondità, quanta alimentazione assorbe sul più e sul meno 12, o eventualmente sul 5 se
se ne ha bisogno, e anche una stima di quanto potrebbe costare. Questo è importantissimo perché qui ci permette di non sforare sull'alimentazione, di non sforare sulla lunghezza dei moduli in profondità a seconda del tipo di case che abbiamo. Se abbiamo un case di 60 mm di profondità e ci dice che il massimo, la profondità più lunga che c'è tra questi moduli è 53, dobbiamo considerare che c'è il rischio che se c'è un'alimentazione sotto potrebbe sbattere da qualche parte, quindi teniamo anche conto di questo. E poi chiaramente ci dà una stima complessiva del valore che potrebbe avere il nostro sistema, e poi ci dà la somma dei moduli complessivi che abbiamo. In questo caso, in questo sistema che è il mio, come vedete c'è un modulo che è un modulo che mi sono costruito da solo, che ho costruito io, quindi è un modulo sperimentale che io ho fatto, nel quale non ho inserito l'assorbimento dell'alimentazione, e quindi lui mi dice: occhio, perché quello che assorbe l'alimentazione è questo, però in questo rack c'è un modulo che non specifica l'alimentazione che assorbe, che si chiama CV push, che sarebbe questo, quindi occhio, perché se ti assorbe più di quello che c'è, insomma, potrebbe non funzionare bene il sistema. Oltre alla gestione di tutto questo meraviglioso rack virtuale, dove io posso spostare, rimettere, mettere da parte, insomma posso fare quello che mi pare, c'è anche la possibilità, è una cosa che io non utilizzo e non ho mai nemmeno provato, però per qualcuno potrebbe essere interessante, c'è una funzione che ci dà la possibilità di salvarci le patch. Quindi scatta praticamente uno screenshot al nostro sistema e ci dà la possibilità di disegnare una patch e salvarla. Quindi se io devo fare un determinato tipo di suono, non voglio fare la foto e voglio salvarmela, qui ci dà la possibilità quindi di scegliere il tipo di cavo, se uno stackable o no, e io scelgo un cavo da Opfer, e qui mi dice il primo cavetto, eccolo qua. Allora io dico che voglio fare una patch clock out dal sequencer che va nel clock in del Turing machine, e poi un altro cavetto col doppio click che mi va dall'out del Turing machine nel pitch in del Basimilus, e poi dal Basimilus vado nell'out, entro nel filtro WASP, poi esco dal filtro WASP, vado nel mixer. E niente, una volta finito, tu quando hai finito tutta la tua patch, salvi la patch e ti ricordi che cosa hai fatto. Poi, senza andare troppo a scavare in questo sito, che è pieno comunque di altre funzioni che però a me non servono, quindi io utilizzo soltanto la possibilità di organizzare il mio sistema, di andare a cercare i moduli che mi servono o moduli che comunque magari mi propone lui, io cerco qualcosa a seconda della funzione e lui mi consiglia, mi propone qualcosa che magari non avevo visto. Il mercato è talmente vasto che Modular Grid ci può venire incontro per cercare nuove soluzioni o comunque nuovi moduli che non siano sempre i soliti che ci propongono, i soliti make noise o i soliti modulacci commerciali che vediamo più spesso, insomma. Spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e commentate, scrivete qualsiasi cosa, fatemi domande, e niente, ci vediamo alla prossima. Stato da buon, ciao a you.